tornata con un nuovo video. In questo video volevo parlarvi dei prodotti preferiti e bocciati del periodo. Rigiro questo video perché mi si sono cancellati di nuovo alcuni video. Infatti ci saranno tipo le anteprime diverse dal video di per sé. Comunque, a parte questo, iniziamo subito perché ho tantissima roba da farvi vedere. Sapete che io normalmente raccimolo un po' di cose nuove per poi farvele vedere. E ci sono alcuni. Tanti preferiti, pochi bocciati, dai. Iniziamo col make-up, come al solito. Allora, prima di tutto voglio farvi vedere questa, che sì, lo so, l'ho già fatta vedere miliardi di volte, però andate a vedere magari la recensione che vi avevo fatto. Io avevo questo prodotto qui da un mesetto e mezzo, forse. Sapete che prima di farvi una recensione ci metto un po'. Ve la lascio qua da qualche parte. E me ne stavo accorgendo l'altro giorno che è intatto, cioè io l'ho utilizzato per un anno intero questo prodotto, guardate qua. È praticamente, cioè il disegno, le grecchine, tutto è ancora come un anno fa. Non lo so, ma io davvero vi giuro che io l'ho utilizzato, ma è una cosa ulteriore per dimostrarvi che questo prodotto qui è bellissimo. Voglio parlare di questo qui, che è un correttore, la Naked Skin di Urban Decay, nella colorazione Light Neutral. Ve ne parlo anche, cioè ve ne parlo velocemente perché volevo fare un video inerente a tutti i correttori low cost e non, per metterli un po' a confronto. Ci sarà anche questo qua, quindi vado un po' veloce. Questo qui secondo me è ottimo per questa stagione qui, cioè in questo momento di aprile, maggio, quindi verso l'estate. Perché è abbastanza leggero ma copre bene. Come vedete, comunque copre abbastanza. Voglio parlarvi di questo rossetto qui. Questo qui è l'Essence Winter Glow nella colorazione 02 Winter Kissed ed è 1,5 grammi di prodotto per 18 mesi. Perché ve ne parlo? Pur essendo un'edizione limitata, essendo Winter Glow, quindi quella invernale, perché ho visto che ci sono ancora sia il numero 01 sia il numero 02 di questa collezione qui. Ho visto che ancora c'è in giro. Questo qui è il colore. Mi piace tanto sia il colore, che comunque questo colorino che è anche simile a quello che ho adesso, però comunque sulle labbra ha un effetto diverso, poi lo vedrete. Mi piace il fatto che dura tantissimo. Essendo polvere, io non ci avrei dato un centesimo, sinceramente, e invece per 3 euro e qualcosa è un buon prodotto. Mi piace tanto proprio perché essendo polvere si aggrappa bene, non so se qua vi faccio vedere, cioè vedete che non vi invia, cioè comunque dopo un po' di ore naturalmente magari si sbiadisce, ok? Però si aggrappa alle labbra e rimane lì per tutto il giorno, ve lo giuro. Io quando l'ho messo tipo al pomeriggio, mi sono struccata alla sera e avevo ancora il bordo, no? Però ce l'avevo ancora, quindi cioè non male. L'unica cosa, l'unica pecca è che essendo polvere va a seccare le labbra. Però diciamo che basta mettere un velo di burro cacao sotto, tamponate un attimino per tirare via l'eccesso, ci mettete sopra questo qui e basta. Cioè io poi non ho problemi di secchezza o cose del genere. Quindi ve lo consiglio, è proprio un buon prodotto. Un altro prodotto è questo qui, che è pazzesco, rosso intenso, cioè wow. È un rosso intensissimo. L'avevo poi quando si asciuga è bellissima perché è bella opaca, ma brillante come colore. È la tinta di Sephora numero 01, sono 5 ml di prodotto. È una tinta dove poi si asciuga e rimane lì per miliardi di ore, ve lo assicuro. È davvero una di quelle tinte che in stile Kat Von D, dico Kat Von D anche perché un altro preferito è proprio la marca di Kat Von D, che però non sto qui a farvi vedere perché vi farò il video annesso e non vi dico niente. E comunque questo qua già adesso si sta asciugando sulle labbra e fa i denti bianchissimi. È confortevole sulle labbra, non lo sentite, sapete quanto io odi il fatto che quando metto le tinte magari nel labbro superiore mi vanno a seccare tutte le labbra, è una cosa che odio terribilmente. E queste, cioè questa, no. Per niente, cioè sembra mettere un rossetto, quindi top del top davvero. Parliamo di smalti. In questo periodo sto utilizzando tanto i colori pastello, tipo questi qui. Questi qua li sto mettendo davvero tanto. Sia questo, sia questo qui, infatti, quello che vedete qui è quello che è sulle dita.
Questo qui era di una collezione insieme alle Bubble che sono qua sotto, qui. Infatti li metto sempre vicini. Però il numero è il 299, questo qui. Mentre questo qui, azzurro, è l'M250. In teoria sono appunto della collezione classica, quindi dovreste trovarle tranquillamente. Ok, adesso l'ultima promossa è questo qui, e questa borsa qui di Zara, ragazzi. Cioè, allora, io l'ho vista a una mia amica e ho detto, Madonna, che bella borsa. Ho detto un po' in bergamasco, comunque. Mi piaceva tantissimo perché, a parte che è gialla, e il giallo a me normalmente fa schifo. Cioè, sì, va bene, ho la parete gialla, ho la camera gialla, ma non sono scelte mie, fidatevi. Quindi a me normalmente il giallo e l'arancione non piacciono, sono proprio due colori che non mi piacciono. Questa mi sono stupita perché mi è piaciuto il tipo di giallo, perché è tipo un colore ocra, non lo so, però mi piace tantissimo. E questa qua è la foulard, non so se è proprio nel nome c'è foulard, proprio perché qua ti mettono questo foularino qui, che la mia amica per esempio l'aveva tirato via. Io quando ho scoperto che c'era l'ho lasciato perché a me non dispiace, sinceramente. E è bella perché tipo a mo' di valigetta, quindi la si può tenere sia da qui sia a tracolla. E è bello questa scalanatura, scalanatura, che termini. Comunque questa cosa qui che fa così. E poi non è magari la tipica borsetta un po' comunque più orizzontale che verticale, invece questa qui è più verticale. Non lo so, mi è piaciuta tantissimo per questi motivi qui. E dentro non è molto spaziosa, effettivamente, è anche abbastanza stretta e rigida. E qua c'ha la cerniera, ma sinceramente è difficilissimo anche solamente ad aprirla. La sto utilizzando tantissimo e mi piace da morire. Ok, adesso iniziamo con i flop. Partiamo con il flop tra molte, molte virgolette, perché appena ve lo faccio vedere voi tipo dite, tu che ami Mulac, cosa vai a dire? Che non ti piace il rossetto Mulac? No, allora, boccio relativamente questo prodotto qui, non per chissà, non per la formulazione o cose del genere, perché è sempre fantastica la durata, cioè davvero, andate sul mio profilo Instagram che adesso sto diventando più attiva perché ho anche più tempo. Ve ne avevo parlato, vi avevo fatto vedere anche delle Instagram stories e ve ne ho parlato proprio in un post. Cosa c'è di sbagliato? Perché non ve lo apro? Perché il colore è sbagliato. Io avevo preso Satisfaction e francamente il colore l'hanno cannato. Cioè, hanno proprio sbagliato il colore. Adesso vi faccio vedere sia, adesso vi faccio lo swatch, ve lo faccio vedere anche sulle labbra e poi vi metto la foto della Cindy di quando ho fatto vedere Satisfaction. Allora, questo qui è lo swatch sulla mano. È proprio sbagliato. Cioè, non è questo il colore. Cioè, io più lo guardo, più dico, questo non è il colore. Non vado a fare casini su, cioè, per Mulac, perché so che comunque, cioè, sarebbero casini inutili. E oltre questo, a me piace come colore. Quindi, anche se un po' mi dispiace il fatto che mi hanno mandato un colore diverso, anche il moroso mi fanno no, tienilo così, mi piace tantissimo anche lui. Quindi, va bene. Però, appunto, diciamo che lo vado a mettere nei pocciati perché mi hanno sbagliato il colore. Quindi, un'altra cosa che boccio è il colorista. Perché boccio il colorista? Perché voi vedete qualcosa? Si vede vagamente, ecco. Allora, io ho preso la colorazione Burgundy. Non si vede niente, nel senso che qua c'era tutta la spiegazione prima di prenderlo, ci ho riflettuto davvero tanto perché ho guardato miliardi di recensioni, ho chiesto anche a molte di voi. Cioè, dipendeva da capello a capello, in poche parole. E sul mio capello non si vede. Comunque, io non sono scura, cioè nel senso qua sì, vabbè, sono abbastanza scura, comunque sono castano castana, però non sono castano scura scura, cioè soprattutto le punte magari ce l'avevo un po' abbastanza chiare, ecco, quindi era un castano tendente al chiaro, direi io, no? Ed effettivamente ha preso nei colori nelle sfumature più chiare che avevo. E vagamente si intravede, però è davvero poco, ecco. Diciamo che alla luce si vede bene il fatto che c'è il distacco tra questa parte qui che è più marrone e questa qui invece che è un pochino si vede anche qui. Però non è il colore comunque che c'è qui. Cioè,
Cioè, va bene che si intravede, va bene che è un simil viola e tutto quanto, però il colore che doveva venire era questo, era un burgundy, era un viola, cioè un viola, un fucsia comunque. E non è venuto. Sinceramente io l'ho lavato 3 volte da quando l'ho fatto, 2 o 3 volte, ed è andato, sta andando via molto più velocemente di come c'è scritto qui, inoltre, quindi ulteriormente da bocciare. E lo boccio perché spendere 10 euro per una cosa che non si vede. No, grazie. Ultimo prodotto che vi boccio è questo qui dell'Equilibra. È un balsamo disciplinante, idratante, tutte cose false. Pettinabilità e lucentezza, risultato professionale? No, non è assolutamente vero. Tutto quello che c'è scritto qua sopra è falso. La cosa che davvero mi gira un po' è che questo prodotto qua costa sui 10 euro e c'è stato un periodo dove avevo i capelli tutti secchi, soprattutto sulle punte. Tutta questa parte qui la sentivo secca. Dicevo, ma cos'è sto? Cioè, ma perché? Non lo so, ma è strano che le mie punte siano diventate così rovinate, no? Poi ho cambiato balsamo. Ho provato a metterne poco, ho provato a metterne molto, molto di più di quello che dovevo mettere. Ho provato a metterlo giusto, fa schifo in tutti i modi. Non ve lo consiglio in nessun modo. Questo prodotto qui, Equilibra, balsamo. Non è un balsamo, cioè è un rovinacapelli. Ok, ragazzi, andiamo quindi con i film. Cerco di stringere. Diciamo che non ci sono flop. No, non ci sono flop. L'unico flop, tra virgolette, è Jackie, il film legato alla moglie di JF Kennedy, perché l'ho trovato abbastanza noioso, molto lento. E lei. Non mi è piaciuta tanto l'interpretazione che ha dato, sempre molto sofferente, ma sempre nello stesso modo. Quindi, quelli che invece mi sono piaciuti, allora, parliamo dell'Italia. Nell'ambito italiano io sto sempre un po' attenta, nel senso che sono sempre un po' restia, perché spesso fanno sempre la solita tiritera, quindi non, i film italiani pochi sono belli. Però stanno uscendo in questo periodo diversi film parecchio carini, fatti bene. E ho visto Mamma o Papà che mi è piaciuto abbastanza, originale, e qualcosa di nuovo mi ha davvero stupito perché mi è piaciuto tantissimo. Cioè, davvero ho finito il film col sorriso perché ho detto, cioè, wow, non è chissà che storia rivoluzionaria in stile Perfetti Sconosciuti, che è un po' tutto psicologico, un po' oh mio Dio, non me l'aspettavo, che figata. No, però è molto divertente, è in stile un po' comico, però appunto tratta di un argomento un po' strano, diverso dal solito, non ho mai sentito neanche guardando film americani di un qualcosa del genere, e quindi molto originale e sinceramente anche un po' sensuale, nel senso che il ragazzo a me è piaciuto tantissimo come recitava e anche, oddio, mi sembra che sia Paolo Cortellesi, poi mi è piaciuto molto Crazy Stupid Love. Molto bello, anche lì c'è, oddio, non mi ricordo il nome, è quello che ha fatto Le pagine della nostra vita o La La Land, cioè pochissimo tempo fa ho visto anche La La Land e lui è davvero bravo, cioè a me piace tantissimo come attore, io mi metto quella foto e poi oltre al fatto di essere bravo, secondo me anche, cioè non lo so, esteticamente il viso così non è che mi faccia impazzire, però boh, c'ha quel non so che comunque attira, quindi a me è piaciuto. Tanto Crazy Stupid Love, anche perché succedono cose che poi non ti vai ad aspettare, dici che figata, quindi anche divertente. E poi mi è piaciuto molto un altro film italiano, Beata Ignoranza, molto carino anche quello. Ho visto The Prestige, questi mesi ho visto dei film davvero belli. The Prestige, che è molto 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 simile a The Illusionist, però con una trama leggermente diversa e un pochino più contorto forse, ma molto bello, mi è piaciuto tanto. Con questo ragazzi il video lo concludo qui perché è diventato lunghissimo. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.